Achille Lauro e Boss Doms escono con un nuovo disco, Pur l'amour. Avete detto che è un disco futuristico in qualche modo, che è pieno di contaminazioni. Diteci un po'. Decisamente un disco dove non si possono trovare brani uguali come i nostri precedenti album, che sono diversi tra loro. Noi abbiamo fatto come punto di forza, diciamo, questa sperimentazione. La nostra carriera è basata sullo stupire l'ascoltatore, ma non tanto per stupire, Sull'innovazione. ma no, sull'innovazione, ma non per stupire l'ascoltatore, quanto perché non ci piace la monotonia. E non penso che un pittore voglia dipingere tutta la vita lo stesso quadro. Quindi, appunto, proviamo, sperimentiamo, fondiamo generi, prendiamo spunto un po' dal vecchio, un po' dal nuovo. Quest'anno è stato caratterizzato da un genere. Dopo aver portato la trap in Italia, abbiamo upgradato la trap fondendo suoni latini, samba. C'è un brano che più vi rappresenta, che più ritenete più forte, ecco, in questo disco? Beh, ce ne sono vari, direi. Sicuramente quelli che rappresentano di più un nostro certo tipo di mood sono magari Angelo Blu e Penelope, che sono tracce che si rifanno di più a, diciamo, un nostro sound classico, anche se sono comunque evoluzioni a livello di, cioè, comunque puntano a qualcosa di nuovo. Però se uno dovesse fare una roba, diciamo che la roba che è un po' più nuova è la samba trap per noi. Quella lì è comunque roba che abbiamo sempre fatto in una chiave diversa. C'è un brano Bulgari, se non sbaglio, che si ispira un po' a un mondo particolare, quello dei Casa Monica, parla di roulotte, di... Esatto. Come mai questa scelta? Anche perché poi, cioè, i Casa Monica sono ormai nell'immaginario comune qualcosa, no? Esatto. Beh, dopo che hanno fatto, dopo Subwoofer, dopo le varie fiction, ormai appunto è un immaginario quasi comune. Però è anche un generalizzare, secondo me, questo rendere così questo tipo di immaginario. Io volevo Cioè, c'è anche qualcosa di buono di te, di Casa Monica. Quando ho scritto il brano, io volevo solamente raccontare di un mondo sfarzoso, di un lusso esagerato, di qualcosa che riguardasse anche me da vicino, che sono di Roma, cose successe, fatti reali successi, come appunto le rose dall'elicottero. Quindi io volevo solamente raccontare nient'altro che un mondo lussuoso, un sogno di un mondo lussuoso. Vi interessa un mondo che, cioè, almeno come Beh, spettacolo. noi da una parte, noi che veniamo dal nulla, siamo atterrati da una parte in un mondo lussuoso, il fatto di appunto il sogno di diventare ricchi sfondati. L'obiettivo è quello con. Ma anche il presente, piano piano ancora. Ok, è interessante la genesi di questo disco. Avete detto che vi siete chiusi, non so per quanti giorni, in una villa sfarzosa. E com'è andata? Cosa succedeva? Beh, all'interno di questa villa è successo di tutto, come abbiamo detto pure precedentemente, ci stavano 10 kg di marijuana, ci stava gente che faceva microdosing di ogni tipo di droga, ogni mattina si svegliava e A prendeva colazione italiana, quella sì. una quantità infinitesimale di ogni tipo di droga per rimanere lucido e fatto allo stesso Sì. tempo. E comunque era un villaggetto, perché in realtà era composto da tanti piccoli stabili, magari con una camera, o comunque una camera, un atrio, una camera, un bagno, cioè roba piccola, dove all'interno noi creavamo degli studi, quindi c'erano vari studi all'interno di questa villa. C'erano 20 musicisti, professionisti, chitarristi, Chitarristi, bassisti. bassisti, batteristi, cantanti, a giro ci sono, lui ha trovato tutti i nostri amici che Diciamo che cantano. per noi eravamo nel 1969 e abbiamo anche riprodotto un modo di fare musica di quei tempi, che non è vado in studio, pago €50, registro il brano, scritto su una base scaricata da YouTube. No, è tutti insieme. Quello che c'è fuori non ci interessa, quello che va di moda non ci interessa, decidiamo noi cosa andrà di moda. Si può dire che la droga ha ispirato questo disco?
Certo. La droga ha ispirato un sacco di dischi. Okay. Nella storia della musica. Nella storia e anche nella nostra storia. Sì. Poi non è l'unica fonte di ispirazione, ma diciamo che ha un bel ruolo. L'ultima cosa, cosa vi portate dall'esperienza di Pechino Express? È una cosa che rifareste, è una cosa che invece vi è sembrata buona? Sicuramente ci portiamo un sacco di... appunto, è stata una bella esperienza, quindi ha segnato anche comunque i ricordi, vedere una civiltà come quella asiatica, che è molto particolare, anche viverla. Molto, tra virgolette, chiusa, nel senso è un mondo difficile da penetrare, viverla e nel viverla come l'abbiamo vissuta noi, che è entrare proprio dentro la popolazione, dentro le case della gente veramente, più delle volte gente molto povera, perché ovviamente la gente benestante ci guardava e scappava perché eravamo due pazzi con le treccine, tatuaggi in faccia, anche perché là non sono ben visti. Se posso dire la mia, è stato uno dei viaggi, io ho viaggiato tanto, ho girato tutto il mondo, però questo in particolare, al di là della trasmissione televisiva che comunque è un format, è un gioco, un divertimento, è stato uno dei viaggi più belli della mia vita, perché è stato, non è come il viaggio classico che affrontano le persone, cioè vai in un posto, sì, e vai nel villaggio turistico, è proprio entrare dentro le case delle persone, mangiare con loro, confrontarsi, non avere soldi. Io se potessi viverei così. È possibile che ti rivedremo da qualche parte in TV? Possibile, però non posso svelare dove, siamo stati invitati da tante parti. Okay. Per me la TV è una figata, comunque non ha niente contro la TV, contro i programmi appunto come Pechino. Per noi andiamo, ci divertiamo e assecondiamo quello che il destino ci offre. Ah, un'ultimissima cosa che stiamo sforando, ma chi se ne frega, nei talent, non so se cosa seguite, quanto seguite, si è discusso dell'utilizzo dell'autotune, dicono che i cantanti non devono... vai. Posso dire la mia da questo punto di vista? Noi utilizziamo l'autotune solo come effetto, come sì, a livello stilistico e di gusto, non è una necessità per avere un certo tipo di intonazione o per... Secondo te è giusto che gli emergenti lo usino o è un aiutino? Dipende, diciamo. Secondo me appunto, cioè, l'autotune ha un suono particolare, è un effetto e ha un colore. Se tu lo vuoi usare per quello, viva la vita, nel senso, c'è chi usa il distorsore, vocoder, esistono mille tipi di effetti sulla voce di lei, riverbero, l'autotune è uno dei tanti. Se lo usi perché hai delle, non lo so, pecche a livello che non riesci proprio a cantare, vabbè, quello è un altro paio di maniche. Sicuramente non è il nostro caso. Posso dire la mia? Vai, vai. Sono d'accordissimo con quello che dicevo. Nel nostro album ci sono brani come Penelope e Angel Blue che non hanno assolutamente autotune, e dei brani che ce l'hanno e che a noi piace il suono dell'autotune, come dice Edoardo. L'autotune non riesco a capire come le persone vedano questa cosa come una cosa strana, come Satana del 2018, perché in realtà è sempre esistito, è sempre stato usato, il vocoder. Sono semplicemente effetti che si mettono sulla voce, più che per correggere, per dare un tipo di suono. Vogliamo fare degli esempi di gruppi che hanno negli anni 80. Beh, per esempio i Daft Punk, per esempio, non usano proprio l'autotune come lo utilizziamo noi, però per esempio loro sono una dei portavoce della... Cioè, tu non hai mai sentito un pezzo di Daft Punk, a parte tutto l'ultimo disco Random Access Memories, dove ci stanno vari featuring con vari cantanti. Tutti i dischi precedenti sono questa voce robotica, perché era proprio un po' il loro mood, questo dell'umano, del robot che diventa umano. Oppure, che ne so, Kraftwerk negli anni 70, Cher, che è diventata famosissima, quella che fa Do You Believe, la traccia lì. Di Fair 65, Blue and Blue, è un suono, dà un colore e lo usi come effetto. Grazie, ciao. Grande. Ciao. Numero uno.